Fai la brava con me, per favore. Ciao Elena, pronta per la sfida? Il tema della MTV Crip Challenge è... sport. Vabbè dai, almeno posso essere un po' preparata su questo. Elena, giochi in casa, è proprio il caso di dirlo. Nel tuo sport sei una campionessa, ma come te la cavi con gli altri? Non benissimo, però se vuoi ci proviamo. Ti metterò alla prova, per l'appunto, su teorie e pratiche di altre discipline sportive. Dimostrerai di essere una campionessa dello sport in generale? Non credo, ci si prova. Fai la brava con me, per favore. Non cercare di corrompermi. E allora, iniziamo! Primo sport, calcio. Io di calcio non ne so niente, quindi si parte male. Cominciamo dalla teoria. Quante sostituzioni è possibile fare attualmente in una partita di calcio? Se non sbaglio, 5. Risposta esatta. Meno male. Vabbè, questa era facile. Passiamo alla pratica. Dovrai fare 3 palleggi con questo pallone. Cioè, mi vuoi veramente male. Senza far mai cadere la palla a terra. Elena, dove vai? Abbiamo appena iniziato. Prova superata. Più o meno, il terzo è andato molto bene, però la passiamo comunque. Secondo sport è la moda del momento, il padel. Mm-hmm. Hai mai giocato a padel? Mai in vita mia. Non ci hai mai giocato, ma sai dove è nato? Mi sembra di aver capito Messico. Bravissima, teoria superata. Ad essere più precisi, il padel è nato ad Acapulco negli anni 60. Passiamo alla pratica. In questa prova dovrai battere la tua rivale di gioco di sempre, tua sorella Giulia, in una versione a battimuro del padel. Ma ancora lei? Ma dai! Sì, certo, è venuta apposta. Datevi la mano e che sia un incontro corretto. Hai vinto! Ha vinto Elena! Ma Giulia è stata un osso duro! E allora passiamo all'ultimo sport, la box. In un incontro di box, quante riprese si possono fare al massimo? 15. Perché me l'hanno suggerito, lo so, perché se non lo sapevo. Risposta esatta! La passiamo, nonostante il suggerimento. Per la prova pratica, facciamo un classico dell'allenamento di box, il salto della corda. Come te la cavi? Di regola, bene. Però, è tanto che non la salto, questo sì. Devi fare almeno 10 salti con entrambi i piedi. Allora, entrambi, si va a cavallo. Prova riuscita! Complimenti Elena, challenge superata! Woohoo!